Questa seconda domenica di Quaresima la Chiesa ci invita a salire sul Monte della Trasfigurazione unicamente per allenarci a salire sul Calvario. Si sale sul monte perché la vita è un'ascesa verso l'alto. E sul monte avviene la trasfigurazione. Solo salendo, solo camminando in alto nella preghiera, si vede e si incontra Gesù. Gesù si porta con sé tre testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni, e appaiono altri due testimoni, Mosè ed Elia, che parlano della sua passione. E poi una nube luminosa gli avvolse e dalla nube luminosa si unì una voce: questo è il figlio mio prediletto. Dopo l'esperienza non videro altro che Gesù. Questa è la trasfigurazione. Potrebbe stupire un fatto, che l'unico degli evangelisti che era lì è Giovanni, e lui nel suo Vangelo non parla della trasfigurazione. Perché? Perché presenta un'altra trasfigurazione, quella del Calvario, ed è analoga. Sale sul monte come sul Tabor, e lassù sul monte ci sono tre testimoni, c'è la Chiesa. Non c'è Pietro, Giacomo e Giovanni, ma c'è Maria, Giovanni e le pie donne. Appaiono i due e ci sono i due ladroni con i quali parla della passione. C'è una nube che avvolge il mistero della redenzione e di questa nube sono partecipi tutti i presenti. E dalla nube si esce una voce. Là, questo è il figlio mio prediletto, e lì, donna, questo è tuo figlio, figlio questo, questa è tua madre. Ovviamente, da quel momento non videro altro che Gesù. Infatti da quel momento Gesù è l'unica cosa da vedere. Cari fratelli, cari amici, tutti i giorni noi possiamo partecipare a questo mistero di trasfigurazione nell'Eucarestia, dove ci viene presentato nel cuore squarciato di Cristo tutta la ricchezza del suo amore e tutto lo splendore della sua gloria. Che la Quaresima sia davvero farci prendere per mano dallo Spirito e lasciarci condurre su questo monte Tabor per poter poi anche salire sul monte Calvario e lì vedere lo splendore della sua gloria e poter dire anche noi non l'abbiamo visto, noi lo abbiamo udito, è ciò che noi vi annunciamo. Buona Quaresima.